A filo diretto con gli ascoltatori è tornato il comandante della polizia locale di Castel Goffredo, Daniele Pisciotta. Buongiorno comandante. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornato. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori sempre a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms, messaggi Telegram, che è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Ricordiamo anche che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. E invitiamo tutti, non solo i castellani, a partecipare alla trasmissione, perché sai, paese che vai, usanza che trovi, deve entrare in vigore un nuovo codice della strada, insomma consigli si possono chiedere sempre un po' dappertutto. Per esempio qua mi sono tenuto alcune cose, appunto, sai che devi sempre sapere. Per esempio, se vai in Missouri, negli Stati Uniti, comandante, è vietatissimo guidare con un orso libero in macchina. Se va a San Francisco, più facile, è vietato lavare l'auto in autolavaggio usando al posto della spugna la biancheria intima. Insomma, sono tutte usanze. Ecco, ho tenuto proprio due cose sulla... Invece voi siete impegnati in operazioni più concrete, fondamentalmente. Assolutamente sì. Non mai trovato nessuno con un orso vivo in macchina, no, eccetera. No. Con degli animali, però in quel caso lì erano legati in macchina per cui... evitare appunto che sballottassero. Va bene. Operazione Smart, sì, Regione Lombardia, vista... Sì, ci ha spronato quest'estate dicendo appunto che avrebbe creato questa operazione Smart, che non è altro che servizio monitoraggio area a rischio territoriale, dove invitava appunto tutti, diciamo, tutti i comandi di polizia locale di aderire a questo servizio, ma diciamo, il vincolo dell'adesione era che almeno dovevano esserci 5 operatori dedicati a tale servizio. Noi, come sapete, da quest'anno siamo in organico, siamo in 8, me compreso, e quindi abbiamo potuto aderire in modo proprio ampio a questo servizio. Infatti abbiamo messo in campo circa tutti gli operatori tranne uno, quindi 7 operatori erano impegnati per tutti i fine settimana, tutto dall'inizio di settembre fino all'ultima, a questo sabato scorso, dove appunto abbiamo, secondo me, ottenuto dei risultati eccellenti, perché abbiamo, non so se è presente com'è un posto di blocco, un vero posto di blocco, praticamente ci siamo messi in un'arteria stradale che collega, io dico, la provincia di Mantova alla provincia di Brescia, e tutti i veicoli che circolavano in entrambi i sensi di marcia venivano convogliati all'interno di un parcheggio, che è il parcheggio pubblico delle scuole, e venivano controllati, venivano messi in doppia fila, proprio come se fosse un imbarco di un traghetto. E in questo caso abbiamo controllato tutti i conducenti, ma tutti veramente, tutti quelli che sono transitati in quel momento, e non solo i documenti, quindi la patente, la carta di circolazione, l'assicurazione, ma abbiamo anche verificato ovviamente a campione, perché non potevamo diciamo controllarli tutti, abbiamo, insomma, valutato anche le persone che transitavano, se avevano comunque sentori di alcol. Abbiamo controllato e abbiamo fatto in queste 3 operazioni, vi do i numeri perché sono molto importanti. Sì, sì. Allora, praticamente abbiamo controllato 738 veicoli in queste 3 serate. I conducenti sottoposti al test alcolemico sono stati 356. Di questi 356, e qua sono contento di dire questo numero, solo 9 erano positive all'alcol. Quindi, certo, abbiamo purtroppo, allora, di questi 9, 4 avevano un tasso tra 0,5 e 0,8. Bassino, tutto insomma, ecco, sì, nella norma. 2 avevano un tasso da 0,8 a 1,5, mentre gli ultimi 3 da superiore a 1,5. Cosa vuol dire? Che il terzo comma, quindi la lettera C, no, oltre me anche il secondo e il terzo comma, oltre alla denuncia penale, e la sospensione della patente e quant'altro. E questi avranno anche, almeno nel terzo caso, nel caso in cui la macchina appunto corrisponde, cioè il conducente e il proprietario sono la medesima persona, scatta la confisca del veicolo. Quindi questi 3 casi le macchine sono state... Oltre da 1,5 in su? Sì, sono state confiscate, sequestrate, col sequestro finalizzato alla confisca. Ecco, quando dicevo che i valori su tutte queste persone, il valore, ho fatto la percentuale, il 2,53% è risultato positivo. Quindi è un buon risultato, ecco. Un'altra cosa 1,5, precisiamo, deve aver bevuto molto, cioè, sì, comunque... sì, infatti, tutti quelli che fermavamo, sì, ho bevuto qualcosina, quando ci si diceva ho bevuto qualcosina, effettivamente il test segnalava l'alcol, ma non tanto da andare fuori il limite. Qualcuno che ha detto no, non ho bevuto, invece
per nascondere, esatto, o camuffare il momento, invece la macchina non sbaglia, ecco. Che poi avevo letto una volta, mi confermi o mi smentisca, che ci sono quelli che cercano per esempio di fare un respirone prima perché sono convinti di ripulire. Quello, c'è gente che vedo che mangia delle caramelline al volo perché solo per camuffare l'alito, ma però alla fine l'alcol che c'è in corpo, quello viene fuori assolutamente. Quindi no, per me è un ottimo risultato. Poi ci hanno visto, insomma, non so, non vi ho detto la particolarità, noi prendevamo praticamente il sabato, ogni sabato, quindi 14, 21, 28 settembre, il turno cominciava alle 7.30 del mattino, arrivava fino alle 7 di sera, si staccava un attimo e riprendeva alle 23 fino alle 5 del giorno successivo. Quindi abbiamo fatto veramente tre nottate, cioè i miei colleghi, ringrazio veramente vivamente i miei colleghi, non fanno riposi da tre settimane. Sono tre settimane che nessuno di noi fa il giorno di riposo, perché finendo alle 5 del mattino, tra una cosa e l'altra, si andava a letto verso le 6:30, 7, quindi... Anche i dati di oggi sulla provincia di Brescia sono abbastanza buoni, nel senso che non molti bevono, insomma, si sta cominciando a capire che non conviene, quantomeno rischiare la patente la macchina. Quantomeno. E un plauso ai giovani. I giovani mi hanno stupito perché tutti i ragazzi che mi hanno fermato, e tra questi sono la maggior parte i ragazzi, e anzi, erano quasi spavaldi nel dire no, non ho bevuto. Magari quelli che erano a bordo del veicolo sì, lo erano, magari avevano bevuto qualcosina, ma i conducenti tutti bravi. No, proprio, anche perché non so se lo sapete, ma il neopatentato non è che può avere proprio tolleranza zero, quindi non è che può avere, anche se a 0,1 è sanzionabile, quindi questa cosa mi ha stupito e ho ringraziato veramente tutti i ragazzi che ho fermato, dandogli dei bravi ragazzi, perché non avevo... Quindi obiettivamente anche, per esempio, il classico cioccolatino, non voglio fare pubblicità, con la ciliegina... Sì, se uno si mangia una scatola intera, probabilmente sì, c'è una piccola percentuale di alcol, c'è, certo, ma quindi si parla di una scatola, ecco, non si parla di un solo cioccolatino, ecco. Però certo, ecco, questa cosa, anzi spero, ecco un'altra cosa importante, che queste ore dedicate al progetto sono state finanziate interamente dalla Regione Lombardia. La Regione Lombardia ha messo sul piatto appunto i soldi per poter finanziare questa operazione. Quindi ben vengano, e spero che ce ne siano altre, ma non tanto perché comunque danno visibilità. Abbiamo fatto secondo me un ottimo servizio per la comunità e siamo stati, quelle serate lì eravamo talmente visibili, cioè la gente era quasi spaventata nel passare lì perché non... Cosa è successo? Qualcuno vi chiedeva ma addirittura ci siamo inventati per la serata di lascia passare, ti ho appena controllato, esci dal parcheggio, ecco, per ritornare a essere ricontrollato ancora, entrare in questo circolo vizioso, lasciamo proprio un timbro con la nostra firma, ok, appena controllato, ecco. E questa è un'ottima cosa, perché capita di essere fermati due o tre volte. Dopo purtroppo una serata abbiamo fatto un posto di blocco da una parte e poi dall'altra, gli stessi fermati all'inizio li abbiamo ripresi poi alle 4 del mattino dall'altra parte, ecco. Però lì in quel caso l'abbiamo ricontrollati perché in questo lasso di tempo magari qualcosa avevano combinato. Esatto. Uno dice il fulmine non cade nella stessa zona. Aspetta, però è stata una cosa che io vorrei che ci fosse spesso. Era un po' di tempo che non facevamo questa operazione. Forse uscirà qualcosa a dicembre, spero anche lì, dove noi sicuramente con l'organico pieno che ho adesso riesco a fare tante cose che prima non riuscivo a fare. Quindi, ripeto, i ragazzi mi hanno seguito e anche loro soddisfatti del lavoro fatto. Ecco. Bene, benissimo. Ecco, comandante, possiamo anche, lo dica lei, perché se lo dico io, non è lei che ha autorità. Ci sono molti che magari dicono, no, ma io non bevo, bevo soltanto birra, per esempio, che è meno alcolica. Sì, ma se ne bevi un litro e mezzo? No. Cioè, quello che conta è l'alcol, non dentro cosa è contenuto, se è birra, vino, diciamo che whisky se bevi un paio di birre, non è come bere un bicchiere di liquore, perché il superalcolico ovviamente ti butta fuori su, però di fatto insomma bisogna contenersi, ecco. Esatto. Ci sono stati anche casi, ma questo lo dico per che ragazzi che sono arrivati nel parcheggio dove noi facevamo posti di blocco, sono stati tutta la serata in macchina, hanno dormito in macchina per evitare di prendere la macchina perché non erano a posto, per me ero conscienti di questa cosa, cioè mi fermo, sto lì, dormo, quando mi passerà ripartirò, ecco. Ma tutta la notte, sono stati tutta la notte lì parcheggiati in attesa. Vabbè, ci sono gli agenti, sei tranquillo che mi sento. No, loro hanno detto stiamo qua, intanto almeno riusciamo a smaltiamo quello che abbiamo bevuto, ma questo è l'atteggiamento corretto. Giusto? Ecco. Certo. Allora, il progetto Smart, scrivono, è interessantissimo per controllare le persone in auto, è un'ottima scelta. Appunto, sì, sono veramente d'accordo, perché anzi preferirei, vorrei anche creare io un progetto smart legato a Castelgofredo, anche se non è coordinato dalla regione, ecco.
Scatta anche il penale dopo l'1-5, sì, infatti dicevamo prima, sì, infatti. Ma il penale è anche da 0-8 a 1-5. È solo nel primo comma, quindi da 0-5 a 0-8 è amministrativo. C'è il ritiro della patente, sono 10 punti di decurtazione e una sanzione di 532 euro. Insomma, andare in macchina con l'alcol in corpo mi sembra rischioso per tutti, assolutamente sì, prima per te e poi dopo per gli altri anche. Anzi, ma poi noi sinceramente ce ne accorgiamo anche dai tempi di reazione, solo nel momento in cui li fermiamo, come il conducente frena. Che ma a volte sì. Va, frena a scatti, non arriva a frenare proprio davanti a noi, sì. Già da lì lo capisci che ha fatto qualcosa che non andava. Domandaccia, l'ubriacatura da stanchezza, cioè ci sono molti che sono veramente stanchi tante volte, può essere sanzionabile? Ma non, se io le do sottopongo, che uno, è un modo, no, certo, di dire, cioè sì, uno però dice, sono ubriaco di stanchezza, no, proprio. Certo, però nel momento in cui lo sottopongo, ma tanti di noi, io tanti che ho fermato purtroppo erano le 4 e stavano andando al lavoro ed erano stanchissimi, anche io avevo appena smontato dal turno, li sottoponevamo al test, ovviamente dava segnale 0-0, basta, come controllo, cioè, ma tutti, ho visto che hanno apprezzato, nessuno, sono stati fermi veramente 20 anche 30 minuti prima che facessimo i controlli, perché noi praticamente fermandoli tutti era tutto un continuo, noi ci siamo passati 6 ore e noi non ce ne siamo neanche accorti, cioè, sono le 5. Ecco. Vabbè, quando hai da fare il tempo passa. Sì, assolutamente. Allora ci fermiamo un attimino con il comandante della polizia locale di Castelgoffredo, Daniele Pisciotto, ci troviamo tra un paio di minuti. Con Daniele Pisciotta, comandante della polizia locale di Castelgoffredo, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, si sta parlando dell'operazione Smart, adesso cambieremo anche argomento, però le scrivono, fate bene a fare i controlli stradali perché insegnate i giovani a stare al mondo, però lei diceva i giovani sono stati meglio degli adulti, dei maturi, assolutamente, eh? Sì. I giovani quelli bravissimi, quindi... Ma infatti lì, ecco, è con i maturi che dicono no, ma il vino nostrano, sì, ma il vino nostrano cosa vuol dire? Che non contiene alcol? No, i ragazzi proprio mi hanno stupito positivamente, cioè proprio tutti bravi, tutti i ventenni, diciottenni, neopatentati, tutti bravissimi. Certo, ho letto qualcosa anche sulle chat, però, che diventerà reato praticamente partecipare a una chat, si potrà controllare se appartiene a una di quelle chat che segnalano se ci sono pattuglie, cose di questo tipo. Sì, anche se ho saputo, infatti, che quella sera ovviamente tra ragazzi si parlano e c'erano queste segnalazioni. C'erano. Però vedo che nonostante tutto sono passati tutto lo stesso da lì, e ecco lì il fatto. Se volevi evitare i posti blocco c'erano altre alternative, ma però vedo che tanti passavano 2-3 volte. Quindi non. Se uno è tranquillo. No, ma infatti non. Finalmente la regione ha fatto qualcosa di buono, scrivono, fiducia da parte di chi. Queste operazioni le hanno sempre fatte, dico la verità. Dopo, ripeto, hanno messo il vincolo degli operatori, quindi hanno messo almeno 5 operatori, i comandi che avevano 1-2 persone non potevano farlo. Ecco. Le chiedono se lei è per fare i controlli periodicamente in strada, ha detto spero di rifarlo. Quindi assolutamente sì. È come tra l'altro facciamo anche le altre, cioè questo è un progetto Smart, ma noi abbiamo anche, vi ricordo, l'altro progetto di uscite serali, dove noi facciamo comunque gli stessi controlli, però in orario magari un po' più ridotto, certo. Cioè fino a mezzanotte l'una e non fino alle 5 del mattino. E stupefacenti anche? Noi non abbiamo, anche lì è difficile capire, non abbiamo il droga test per fare le verifiche, quello non siamo a disposizione di quello, no. Però anche se sono sicuro, purtroppo, che se avessimo avuto anche questo tipo di strumento, qualcosa assolutamente sì, purtroppo, ecco. Tra l'altro questo lo state facendo quando sono partite le scuole, quindi avete un lavoro extra anche sotto questo aspetto, assolutamente, infatti abbiamo deciso tra l'altro di fare l'operazione Smart al sabato, perché il sabato Castelgoffredo adesso le scuole non ci sono più, noi sa che gestiamo elementari e medie, non ci sono più, quindi abbiamo più tempo per dedicare ai controlli, per essere, cioè non c'è questo impegno, ma l'impegno purtroppo adesso c'è da lunedì al venerdì in un altro modo, praticamente noi facciamo, ve lo dico perché sembra, per far capire quante persone sono coinvolte durante la giornata, noi facciamo le scuole al mattino alle 8 e siamo 3 operatori. Andiamo agli asili, noi facciamo controllo anche agli asili, ma questo lo dico perché agli asili controlliamo i veicoli che parcheggiano nel posto dei persone disabili, sì, perché c'è questa cosa qua che voglio dissipare, non esiste che, insomma, che il genitore che ha fretta, ma non parcheggiare nel posto riservato, esatto, quindi noi anche tutte le mattine, ripeto, 3 persone al mattino alle 8:15, 2 persone si staccano alle 8:15, vanno agli asili fino alle 9, torniamo 12:15 in 3,
adesso c'è il nuovo orario a Castelgofredo, quindi torniamo alle 1:15 in tre e torniamo anche alle 4 in tre. Quindi calcolate, noi tutto il giorno siamo impiegati con, devo avere almeno sempre tre operatori che fanno i conti, che vanno alle scuole tutti i giorni, questo dal lunedì al venerdì, e dalla mattina fino alle 4 del pomeriggio. Abbiamo un aiuto importante, devo dirlo e ringraziarli, dall'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, che ci danno una mano anche loro sia sui attraversamenti pedonali che anche la sorveglianza all'interno del plesso, si occupano, guardano appunto anche i ragazzini che escono dal pullman, quindi li accompagnano a scuola. Poi sapete che noi abbiamo anche il carpooling e il pedibus, sì, che ha anche un'ottima idea anche lì, quindi tanti ragazzi vengono in queste linee, quattro linee, aggiungono circa 10 minuti di strada, fanno e giungono tutti nello stesso momento alle scuole, hanno dei colori diversi che li identificano e noi li facciamo attraversare. Il carpooling, anche lì un'ottima esperienza, sì. Solo coloro che trasportano almeno 3 alunni possono accedere nell'area parcheggio e non è detto, cioè non devono per forza essere loro figli, sono anche i vicini di casa, ti porto, certo, tuo figlio, fanno questo permesso, noi loro lasciamo e loro entrano tranquillamente nel parcheggio, lasciano i bambini in sicurezza e se ne vanno. E tra l'altro è un modo per risparmiare, ci si mette d'accordo, una settimana io, una settimana tu, una settimana quell'altro, poi dopo ricomincio io. Certo. Sì, noi facciamo così, lasciamo il permesso al capofamiglia e dopo lui può entrare tranquillamente nel parcheggio. Certo. No, quindi è una cosa ottima cosa. Ma anzi, diciamo agli ascoltatori, informatevi, perché ci sono anche dei gruppi di carpooling, per esempio tra i lavoratori, non so, uno abita a Desenzano, viene a lavorare a Castiglione, alla stessa ora c'è un altro di Desenzano. Certo, certo. Cioè magari fate una settimana uno, una settimana l'altra, così dimezzate i costi della benzina, per esempio. Ci sono queste cose. Ma devo dire la verità, da quando è stato istituito il carpooling è da parecchi anni, il traffico in quel tratto lì è diminuito tantissimo. Sì, perché sì. Se prima avevamo, dico, se ogni macchina porta almeno 3-4 persone, calcolate che erano 3-4 macchine a persona, insomma noi siamo contenti, abbiamo tolto parecchi veicoli esatto, quindi dalla circolazione. Dopo ve lo dico, ve lo anticipo, comunque adesso prossimamente sulla tratta delle scuole verrà anche istituito il divieto del traffico pesante, stiamo valutando, siamo in contatto con la provincia, perché ricordo che quella è una provinciale, però l'amministrazione comunale vuole arrivare a quello, ecco. Sì, beh. Ma sono contento anch'io, perché non posso pensare che alle 8 del mattino, quando siamo lì, passano veramente dei tir, dei camion o dei trattori giganteschi con dei bambini lì che circolano, ecco, preferirei evitarlo, ecco. Certo, lei è un grande comandante, molto parco, professionale, grazie. Le fanno i complimenti, appunto, tra l'altro poi magari ci parla anche di progetti prossimi, futuri, venturi, eccetera. Allora faccia tutti i controlli, perché ci sono tante persone scorrette sulla strada, ce ne sono tante, poi credo che oggi il male sia il mal del telefonino, fondamentalmente. Assolutamente sì, quello sì. Che vedi alcuni che vanno a scatti proprio perché... Dopo un'altra cosa che noi, vabbè, nessuno lo sta citando, ma stiamo ancora trovando ovviamente... dei trasgressori, coloro che imbrattano e che abbandonano rifiuti, immancabilmente. Anche stamattina abbiamo visto proprio la scena di un soggetto che ha proprio buttato un freezer in mezzo alla strada, così tanto per... Cioè che se gli vai addosso ti ammazzi anche. Sì, vabbè, l'ha messo a lato, comunque l'ha buttato, ce l'aveva sulla macchina, l'ha buttato lì. Come c'è un soggetto aveva dei materassi, ma sì, buttiamoli per strada per fare un riposino. No, l'abbiamo trovato e l'abbiamo sanzionato. Noi abbiamo anche... abbiamo proprio aumentato le sanzioni legate all'abbandono di rifiuti, quindi il soggetto che è stato trovato si è preso ben 1.000 euro di sanzione. Però no, sta bene, quest'altro anche... che abbiamo individuato stamattina, stiamo cercando di trovare, sto facendo dei controlli incrociati perché c'è una macchina, c'è tutto, la macchina è riconoscibile, andrò a trovare anche quello. Ci vorrebbe un incremento secondo lei per la stupidità, perché tra l'altro queste sono cose che ti puoi far smaltire gratuitamente anche dall'azienda che c'è nella tua zona, insomma, adesso non so chi ci sia, però comunque normalmente le aziende, le partecipate, ti vengono a ritirare gli ingombranti gratuitamente a casa. Invece no, fai la fatica, ti fai venire l'ernia, la porti, rischi, eccetera. No, veramente è assurdo. Ragione, allora, Pisciotta, basta multa nuova nei giorni feriali, per favore. No? Cioè, l'autovelox non ha anima, non ha giorno, non ha niente, lui rileva le infrazioni se ci sono. Allora, chi parcheggia nei parcheggi disabili da togliere la patente? Comunque hanno aumentato anche lì le sanzioni, perché la sanzione è doppia rispetto a prima e ci sono 4 punti alla patente.
noi ne facciamo parecchi, è un controllo che facciamo spesso e volentieri dove ci sono i posti riservati ai disabili, perché sì, non è corretto. È qualcosa di, che poi dopo è il solito discorso, ma sto qua 5 minuti, ma perché una persona deve stare ferma 5 minuti per aspettare mi te? Mi dicono un minuto, 30 secondi, per me non esiste secondo, tant'è che quando noi troviamo immediatamente sanzioniamo, non aspetto nulla, io non, ma neanche se ha le quattro frecce sopra. Certo, basta mezzi pesanti negli orari scuole, dice uno. Infatti è una cosa a cui stiamo valutando. E poi multe pesanti a chi butta nei fossi la spazzatura, insomma. Assolutamente, questa è una cosa che abbiamo sempre perseguito, è tanto tempo che cerchiamo di fare, di colpire questi trasgressori, perché sono anche incivili e quindi, come dice lei, non potrebbero anche i rifiuti ingombranti mettersi d'accordo col centro di raccolta che li recupera. Esatto. In un giorno ben stabilito, ma proprio buttarli lì, disfarsene, no. Non per esempio, i materassi, magari ci sono quelle associazioni che aiutano i poveri, sì, eccetera, sì, magari sì, te li venivano a prendere anche, magari no, anche io in buone condizioni. Magari. Il soggetto che abbiamo multato ha detto, ma no, l'ho lasciati lì perché magari servivano a qualcuno. Ah, sì, per lei, insomma. Sì, sì, questa è stata, cioè, la sua risposta. Era in dubbio se andare ai grandi magazzini o andare nel fosso, quasi vado nel fosso. Mi servivano, io l'ho buttati lì. Sì, va bene. Allora, ma perché non togliete il Multanova sulla strada per Castiglione? Chiedono. Non li togliamo perché abbiamo un decreto del prefetto che ci autorizza a utilizzarli, cioè sono utilizzati perché sono comunque autovelox autorizzati, ecco, quindi non ci mettiamo lì con di nascosto con un Multanova e fare assolutamente, sono, sarei contrario a queste cose. Quando qualcuno ci dirà, visto che c'è un decreto, di spegnerli o toglierli, lo faremo. Benissimo. Pisciotto sei un grande, anche scrivono. Sì, ma era arrivato. Arrivano tanti attestati, appunto, lei che non è vessatore, conferma, no, eccetera, eccetera. Quindi. Cerco, poi una cosa, sono umile, lo sapete, la mia umiltà viene pagata. Io sono così con tutti, quindi anche se qualcuno mi chiede un'informazione cerco di far di tutto per dargliela, se non la so mi prendo tempo e poi lo richiamo. Cioè ho questa cosa. Non voglio dire delle cavolate, preferisco magari informarmi, essere sulle persone che mi fanno domande, ed è giusto così. Certo, molte velox si riferisce a questo, servono per fare cassa, questa è la cosa. Ma no, che servono sempre per colpire coloro che vanno veloce, perché comunque nelle contravvenzioni che facciamo noi tanta gente non si cura proprio di nulla. Quindi capisco la disattenzione se è di qualche chilometro, ok, ma spesso e volentieri non è così. Sono tutte velocità alte. Certo, certo. Avete dei progetti speciali anche serali? Allora, noi abbiamo un progetto speciale che terminerà a dicembre, che sono le uscite che facciamo nei fine settimana. Ovviamente lo riproporremo all'amministrazione per l'anno prossimo. Magari adesso, visto che siamo in 8, chiediamo di ampliare più le giornate e fare più servizi, quello senz'altro. Certo. Così almeno diamo più servizio alla collettività, ecco. Certo. E ascolti comandante, lanciamo un monito anche a quelli che vanno in bicicletta. Attenzione, perché il multivelox, l'alcol test, certo, può essere fatto anche a chi va in bicicletta. Assolutamente sì, perché è un veicolo la bicicletta e quindi soggiace alle stesse regole di tutti i veicoli. E un'altra cosa, io spero un giorno di venire qua e dirvi ok, è entrato in vigore il nuovo codice della strada e che parla anche di monopattini, perché io sono stufo di vedere le solite cose, quindi ragazzini, ragazzi, adulti, non adulti, senza casco, col casco, senza fanali, che vanno contromano. No, basta, è ora di finirla, perché sono comunque pericolosi. Io spero che adesso entri in vigore il nuovo codice, dove mette il casco obbligatorio, mette l'assicurazione, mette la targa, mette le luci, tutta una serie, e le frecce, perché sono veicoli alla fine. Benissimo. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo il comandante della Polizia Locale di Castelgoffredo, Daniele Pisciotta. Grazie, grazie a voi, grazie mille. Grazie.